l'importanza della sovranità nazionale come luogo della possibile riapertura del conflitto. Io non intendo dire che la sovranità nazionale sia la soluzione, dico che è definitiva, dico che è la condizione necessaria ma non sufficiente per riaprire il conflitto, per riaprire spazi di democrazia. La sovranità nazionale può essere utilizzata in forme regressive, reazionarie, quelle di chi oggi per inciso cita continuamente Margaret Thatcher come esempio, sì, proprio Margaret Thatcher, quella che reprimeva a suon di manganellate i lavoratori, ma lo Stato sovrano nazionale può essere utilizzato anche in forma emancipativa, democratica e socialista, in chiave keynesiana, per fare un esempio concreto legato al New Deal come esperienza socialista e democratica. Ecco, da questo punto di vista credo che occorra prendere coscienza di questo per spiegare come la sovranità nazionale sia condicio sine qua non per la riapertura del conflitto di classe e degli spazi di democrazia. Credo che occorra tenere a mente come la neolingua del padronato cosmopolitico prenda di mira oggi la sovranità e il popolo mediante categorie col suffisso ad hoc, appunto sovranismo, populismo, perché in realtà l'obiettivo è colpire la possibile idea di una sovranità del popolo, ciò che potremmo chiamare sovranismo populista o populismo sovranista, come l'ho definito nel mio libro Globalizzazione. Può essere questo un punto su cui ragionare. Del resto, la democrazia potrebbe anche essere altrimenti definita, come anche fa la nostra Carta Costituzionale, per inciso, all'articolo 1, come la sovranità del popolo e nel popolo. Potremmo dire che la democrazia compiuta e non nominale sarebbe quella in cui la sovranità fosse tutta collocata nel popolo e quindi si avrebbe perfetta democrazia ove vi fosse una piena sovranità del popolo nello Stato. Ma perché si dia sovranità del popolo nello Stato occorre in pari tempo che vi sia la sovranità dello Stato. Il trucco impiegato dai globalisti, dai globocrati senz'anima, che sventolano l'arcobaleno multicolore per nascondere il grigio nichilismo della forma merce planetaria. Bene, l'inganno utilizzato è quello in nome del quale si distrugge la sovranità degli stati sovrani nazionali per colpire in seconda battuta, mediante tale distruzione, la sovranità del popolo nello Stato nazionale, quindi per de-democratizzare gli spazi europei in questo caso. Faccio un'ultima precisazione, se ne ho il tempo, sì. E mi dicono di sì, una distinzione che ritengo importantissima a questo riguardo. Oggi il dibattito politico pubblico e in larga parte anche accademico è polarizzato secondo una conflittualità che alla stregua della conflittualità fra destra e sinistra finisce semplicemente per porsi come un'arma di distrazione di massa, che è la contrapposizione fra globalismo e sovranismo, sic et simpliciter. Ora, dal mio punto di vista occorre precisare che tertium datur, e questo tertium corrisponde a quello che propongo di chiamare un sovranismo populista, democratico, socialista e internazionalista. Questo è il punto fondamentale che non va omesso. Chiarisco allora che potremmo dire sovranismo e globalismo di per sé presi non sono oppositivi, ma sono complementari l'uno rispetto all'altro. Potremmo dire che il globalismo corrisponde al sovranismo portato alla sua massima espansione, ossia al mondo intero che viene colonizzato da un unico Stato sovrano nazionale, la monarchia neoleviatanica stelle e strisce, con Israele anche naturalmente, che hanno, per così dire, saturato il globo intero. Il sovranismo assoluto si compie nel globalismo, ma il sovranismo così inteso reca già in sé la pulsione globalista. A questo riguardo voglio attentamente distinguere due categorie che non possono essere utilizzate come sinonimiche, che sono quella di nazionale e di nazionalismo. La nazione non è il nazionalismo è una patologia possibile e da cui occorre mettersi al riparo dell'idea in sé buona di nazione. L'idea di nazione
Gramsci spiega molto nitidamente questo aspetto nei Quaderni del carcere quando dice che Goethe e Stendhal erano nazionali ma non nazionalisti, cioè non vi sarebbero stati né Goethe né Stendhal senza la loro nazione d'origine, senza quella specifica e maestosa realtà legata al territorio, alla cultura, allo spazio e quant'altro. Ma né Goethe né Stendhal erano nazionalisti. Il nazionalismo così inteso, e se guardiamo la storia del Novecento non fatichiamo a comprendere ciò che sto dicendo, il nazionalismo corrisponde all'individualismo della società trasposto sul piano degli stati nazionali. Il nazionalismo è l'appetito competitivistico dello Stato nazionale che mira a espandersi e a invadere lo spazio degli altrui Stati nazionali. È l'individualismo pensato sul piano dei rapporti tra gli Stati nazionali, laddove invece, dal mio punto di vista, occorre ripartire da un internazionalismo che non coincide affatto con il cosmopolitismo a cui le sinistre passate dal rosso al fucsia, dalla falce e il martello all'arcobaleno, hanno venduto testa e cuore. L'internazionalismo non è affatto il cosmopolitismo, né anzi la negazione. Il cosmopolitismo è l'ideologia dei banchieri e dei signori del capitale, che vogliono un mondo senza differenze, livellato, ridotto a piano liscio, spazio omologato per lo scorrimento delle merci e delle persone mercificate. L'internazionalismo invece presuppone l'esistenza di nazioni autonome, forti e con la loro identità, e presuppone che tra queste nazioni forti, con una loro autonomia, una loro identità, si dia uno spazio relazionale di tipo comunitario, solidale e di riconoscimento. Da questo punto di vista, se il nazionalismo è l'individualismo pensato sul piano del rapporto fra gli stati nazionali, l'internazionalismo dovrebbe essere il comunitarismo pensato sul piano del rapporto fra gli stati nazionali. L'idea, cioè, è quella di un rapporto fra stati sovrani e nazionali che si riconoscono nella loro pluralità e instaurano rapporti di riconoscimento. L'importanza quindi è quella di creare blocchi antagonistici rispetto a quelli del global capitalismo a trazione atlantista, spazi antagonistici centrati su figure di costellazione fra stati sovrani nazionali, democratici, socialisti e opposti rispetto al nichilismo del mercato, rispetto al relativismo scettico e post-metafisico in ambito culturale, opposti rispetto all'individualismo cinico ovunque dominante, opposti rispetto all'imperialismo statunitense-israeliano sul piano dei rapporti internazionali. Ecco l'importanza allora dell'internazionalismo. Come dice la parola stessa, internazionalismo implica un rapporto internazione e quindi presuppone che le nazioni vi siano, che siano forti, solide, con una loro identità e una loro capacità di autonomia e che si dia un rapporto di riconoscimento. Ecco allora il tertium datur da cui bisogna partire, avventurandosi al di là dello spazio millimetricamente controllato dal pensiero unico, politicamente corretto ed eticamente corrotto, che vuole ridurre l'antitesi a sovranismo e globalismo, rimuovendo invece la possibilità di un internazionalismo di stati sovrani, nazionali, democratici e socialisti che facciano una costellazione fra loro e si oppongano rispetto al dilagare del pensiero unico. Rispetto a questo, e chiudo, c'è naturalmente un duplice blocco. C'è il blocco, benché io creda nell'ormai avvenuta estinzione della coppia dicotomica decisiva per capire il moderno e per orientarvisi, ma ora divenuta passato, del conflitto fra destra e sinistra, oggi a fini euristici voglio dire che vi è una destra finanziaria del danaro e una sinistra fucsia libertaria del costume. Abbiamo la destra finanziaria del danaro, che è quella che mira a distruggere gli stati sovrani nazionali per trasformare il mondo intero a piano liscio per lo scorrimento delle merci e delle persone, e abbiamo una sinistra arcobalenica e fucsia del costume che, anziché opporsi a questo processo esiziale rivendicando la piena sovranità nazionale come spazio delle democrazie e dei diritti, dice che chi ancora si appelli alla sovranità dello Stato nazionale è un inguaribile fascista, nazista, stalinista o rosso-bruno. Naturalmente la destra finanziaria mira al proprio interesse di classe.
La sinistra cosmopolitica e fucsia mira a difendere quello che pensa essere l'interesse di tutti, ma che in realtà è sempre solo l'interesse del polo dominante. E lo stesso discorso, badate, si potrebbe svolgere su tutti i piani principali in cui si articola il pubblico dibattito oggi. La destra finanziaria del danaro vuole deportare masse di disperati da sfruttare senza pietà, con i quali peraltro abbassare le condizioni generali del lavoro di tutti, ciò che chiamo globalizzazione. La sinistra del costume, fucsia arcobalenica, anziché opporsi a questo nefando traffico di vite umane, volto non solo a sfruttare i nuovi arrivati, ma ad abbassare ulteriormente le condizioni dei lavoratori autoctoni, anziché opporsi a tutto questo, dice che chi si oppone a questo è un pericoloso xenofobo, reazionario, regressivo, e quindi finisce per favorire i processi di, necessariamente le sinistre fucsia finiscono per favorire i processi di deportazione legati al capitale. Lo stesso si potrebbe dire naturalmente per molti altri aspetti che qui esulano dal nostro presente intervento, ma credo che la lotta oggi sia una lotta anzitutto culturale. La lotta di classe è sempre una lotta di classe culturale. Solo se sappiamo riorganizzare le mappe del conflitto possiamo riorganizzare il conflitto stesso. Diceva Lenin che senza una teoria rivoluzionaria non può esistere un movimento rivoluzionario. E quando è che una teoria è rivoluzionaria? La teoria è rivoluzionaria sempre e solo se non può essere appropriabile da parte della classe dominante. La classe dominante dovrà semplicemente combattere la teoria rivoluzionaria, non potrà farla sua. Bisogna sempre diffidare dunque di quelle teorie sedicenti rivoluzionarie che in realtà vengono poi assimilate dalla classe dominante e propagandate con registro pubblicitario, come quando la classe dominante sui propri rotocalchi celebra, per dirne una, Slavoj Žižek come il filosofo più pericoloso d'Occidente, intanto lo celebra e propone una falsa critica conservativa dell'ordine esistente. La vera critica, la vera teoria rivoluzionaria può solo essere combattuta dalla classe dominante, e quindi per così dire il fatto che la classe dominante combatta, abbai e si mobiliti contro le teorie non allineate è la prova che esse sono effettivamente rivoluzionarie e non possono essere come dire appropriate da parte della classe dominante. Per questo possiamo dire plausibilmente rispetto alle teorie rivoluzionarie, se ve ne sono, che esse potranno dire con le parole di Don Chisciotte a Sancho: ci abbaiano Sancho, è segno che stiamo cavalcando.